Bentornati, in questo video continuiamo il discorso sull'inserimento di un modello di utente personalizzato. In questo caso, magari lo dico in maniera un po' impropria, noi non sostituiremo il modello user model nativo, ma lo estenderemo tramite la creazione di un modello chiamato profilo, profile, in cui metteremo i campi aggiuntivi che vogliamo e lo legheremo in qualche modo al nostro user di default. Ora, come si estende il modello di default? In realtà è piuttosto semplice, bisogna fare riferimento a quelle che sono le relazioni tra i field di due tabelle. L'esempio è piuttosto esplicativo, dice di usare il one-to-one field. Adesso andiamo bene a vedere che cosa cos'è e che cosa si intende. Andiamo a aprire la pagina di riferimento cliccando sul link e prima di leggere specificamente il one-to-one field andiamo a vedere di che pagina si tratta. È la pagina che spiega cosa sono i model field reference. Sono molto interessanti. Nella fattispecie, come vedete, è una pagina bella lunga con un sacco di argomenti. A noi interessano questi qua. Relationship fields. Fondamentalmente sono dei tipi di field che consentono di stabilire delle relazioni tra diversi modelli. E se ricordate, uno di questi field l'abbiamo già usato e ai tempi abbiamo appunto detto prendetelo alla leggera per ora, fa questo mestiere qua, lo vedremo più avanti. È arrivato il momento di approfondire minimamente che cosa sono appunto questi relationship fields. Il campo foreign key è esattamente quello che abbiamo già usato. Se andiamo a guardare nella nostra landing page in models, forse, vediamo se mi ricordo bene, no. Allora era in articles models, eccolo qui. Sì, dovrebbe essere qui. Eccolo qua. Perfetto. Abbiamo già inserito ai tempi un models.foreign key. E l'abbiamo messo in un campo chiamato Author. Ora vi verrà immediatamente in mente qual era il senso di questa manovra. Era creare un legame del cosiddetto autore dell'articolo tramite questo collegamento, questa relazione. In questo modo noi stiamo dicendo di utilizzare lo user model, il famoso user model di default, come campo di ingresso. E metterlo fondamentalmente in un campo chiamato Author. Questo ci consentiva, torniamo un attimo nell'interfaccia amministrazione, andiamo nella home, andiamo in Articles, apriamo un articolo qualsiasi. Come vedete in questo modello era presente il campo Author e da cui dal menu a tendina compariva la possibilità di scegliere gli utenti. Quando l'abbiamo fatto all'inizio si poteva scegliere solo admin, che era il super user ed è l'unico utente presente nel sistema. Adesso abbiamo aggiunto un utente temporaneo di prova nel video precedente e come vedete automaticamente mi compare dal menu a tendina. Questo campo quindi mi sta accedendo a una lista di modelli presenti da un'altra parte, che è la lista degli user presenti e registrati nel sistema. Il Model Field Reference, quindi il Foreign Key in particolare, ci permette di stabilire una relazione particolare, una relazione chiamata Many to One. Quando vi capiterà di dover avere a che fare con i database, vi troverete spesso e volentieri a che fare con questa terminologia, i tipi di relazione che stiamo per vedere li troverete più e più volte anche al di fuori di Django, è proprio più un concetto generico di relazioni tra tabelle, tra virgolette. Il many to one significa che possiamo avere many, cioè tanti elementi, tanti modelli, tanti oggetti, che hanno una relazione con un solo one, uno, un oggetto, un modello. In questo caso noi l'abbiamo usato per la classe article, dicendo che questo article ha questo autore. Però potremmo avere n articles con lo stesso autore. Infatti, nel nostro caso, nel nostro progetto pilota, tutti gli articoli li abbiamo inseriti quando c'era un solo autore nel database e tutti hanno lo stesso autore che è admin. Quindi per questo motivo è un many to one. Quindi vuol dire che la relazione è una relazione
che consente di avere tanti oggetti collegati ad uno solo, ed è il motivo per cui abbiamo usato il foreign key. Mentre adesso, per tornare al tema di estendere il nostro user model, noi andremo a creare invece un cosiddetto profilo utente, dove inseriremo dei campi aggiuntivi. Questo profilo utente fondamentalmente avrà una relazione di tipo one to one. Torniamo a vedere oh, ma non, scusatemi, si attorciglia la lingua. Le relazioni tra i field. Questo esempio comunque è molto ben fatto, se volete dargli un'occhiata per il foreign key. Andiamo, andiamo, andiamo. Facevo prima dalla barra di navigazione laterale. Eccolo qua. Un altro tipo di field è il many to many e poi c'è il quanto è lunga? One to one. Ok, il one to one è quello che dovremmo usare. Prima di arrivarci, magari spendiamo due parole sul many to many, giusto per completare un po' la panoramica sulle relationship. Il many to many vuol dire che ogni oggetto può avere una relazione con tanti oggetti, fondamentalmente. Mentre nel nostro caso di prima era tanti su uno, in questo qua potrebbe essere tanti su tanti. E è una cosa un po' più complicata. Non è detto che ci capiti di usarla magari prima della fine, però da vedere, da verificare. Prendetelo per il momento per buona, leggete la spiegazione perché è comunque ben fatta. Il principio però è esattamente quello che abbiamo detto prima. Voi potete collegare tanti oggetti a tanti oggetti diversi, invece che tanti oggetti a uno solo. Quindi ogni oggetto può avere diverse relazioni, diversi legami con altri elementi. Invece il one to one in realtà è la forma più semplice, che è quella che useremo noi. Vuol dire semplicemente che colleghiamo un modello a un altro modello in forma univoca, quindi uno con uno, punto, molto semplice. E il modello che colleghiamo può essere solo esclusivamente quello. Noi useremo questo tipo di legame proprio per creare un profilo e collegarlo in maniera univoca con un utente già esistente nel database. E più o meno è tutto qua, ecco quello che faremo. Poi leggetevi magari la spiegazione e sicuramente verrà un po' più chiara nel momento in cui inizieremo l'implementazione. Va bene, iniziamo allora a lavorarci. Per cominciare, io direi che rifacendoci un attimo a quello che abbiamo visto in precedenza, quindi fatemi navigare un attimino nella documentazione per tornare a quello che mi interessa. Allora, devo tornare indietro di una pagina, però questa me la tengo, quindi la apro in una nuova scheda. Così, qua mi tengo aperta la documentazione per estendere, eccolo qua, lo user model. Invece qui, che è la scheda che ho appena aperto, torniamo indietro di due pagine, andiamo su Using Django Authentication System e qui mi interessa tornare alle nostre Authentication Views. Ecco qua. Perfetto. Io voglio andare a implementare fondamentalmente queste viste in forma personalizzata, ovviamente facendo in modo che mi rimandino poi al nostro modello completo di utente e profilo. Come facciamo? Intanto prenderei spunto dall'esempio già fatto qua che mi torna comodo. L'esempio suggerisce che questa serie di URLs, di indirizzi, di views, siano racchiuse sotto un path accounts. Vi ricordate? Siamo andati a vedere accounts slash login. Non mi dispiace questa forma, quindi teniamola pari pari. Quindi quello che ci serve è, dobbiamo creare una nuova app nel nostro progetto, una nuova app che chiameremo appunto accounts. Quindi andiamo alla nostra riga di comando, interrompiamo il server di sviluppo. Quindi Python manage.py, il comando era startup, se non ricordo male, startup, scritto tutto attaccato, startup, tutto attaccato, app. Spazio, il nome dell'applicazione, in questo caso Accounts. Andiamo invio e un attimo dopo ci troviamo nel progetto una nuova cartella, una nuova sottocartella
che contiene la nostra applicazione. Questa applicazione ovviamente dovrà essere aggiunta alle applicazioni presenti, attive, ecco, non mi veniva il termine, attive all'interno del progetto, e quindi dovremo andare a modificare ovviamente il nostro settings per aggiungere a Installed Apps la nostra applicazione fondamentalmente. Quindi facciamolo subito, Settings, Installed App, andiamo ad aggiungere Accounts.apps, .accounts.config. Ora l'ho fatto senza in realtà spiegare, ma perché l'avevamo già spiegato nei video precedenti quando abbiamo aggiunto l'applicazione Articles, però forse vale la pena, visto che l'abbiamo fatto solo 2 volte in tutta la serie, vale la pena spendere 1 minuto di riepilogo. Perché ho fatto questa cosa? Perché ho scritto queste parole più che altro in Installed Apps? Perché ogni applicazione nuova che viene aggiunta al nostro progetto contiene un file apps.py. Quindi io scrivendo questo sto accedendo a Accounts, che è il nome della nostra sottocartella della nostra applicazione, apps, che è il nostro file py, dentro il quale troviamo Accounts config, che è autogenerato, che definisce il nome dell'applicazione. Chiedo scusa. Quindi abbiamo aggiunto punto Accounts config, e questo fa sì che la nostra applicazione risulti tra le applicazioni installate nel progetto. A questo punto possiamo salvare e chiudere Settings. Da qui il passo dopo quale potrebbe essere? Vediamo un po', possiamo iniziare a creare un placeholder per il profilo, insomma, per la parte da estendere del modello. Quindi andiamo nella nostra nuova sottoapplicazione, quindi Accounts, dentro in Models, dobbiamo creare il nuovo modello che vogliamo utilizzare. Nuovo modello sarà Class, ovviamente, lo chiamiamo Profile, lo chiamiamo Eredita, ovviamente, essendo un modello da Models.model, poi direi che la prima cosa e la più importante di tutto da fare è collegare il nostro profilo a un utente. Quindi in questo caso direi models.oneUser. Magari diamogli una variabile in cui farlo risiedere, quindi user di riferimento, user uguale models.oneToOne field. Ora non me lo sta autocompletando perché mi sa che non ho importato, forse no, beh, dovrebbe essere tutto importato, chissà perché non mi funziona l'autocompletamento. Va bene, ovviamente questo field vuole delle opzioni, degli argomenti che gli vengano passati. In questo caso dobbiamo definire innanzitutto qual è il modello di user che stiamo collegando, quindi settings.auth underscore user underscore model. E come anche era per la foreign key, dobbiamo fare on delete uguale models.cascade, e così dovrebbe essere corretto. Salviamo, intanto butto l'occhio al server per vedere se si lamenta. No, sembra tutto corretto. Questo che abbiamo fatto fondamentalmente richiama da vicino quello che già avevamo fatto per la landing page, per il modello non della landing page, degli articoli. Torniamo un attimo a vedere il modello degli articoli. Come vedete, c'era foreign key, vuole settings.auth-user-model e onDeleteCascade. L'onDeleteCascade non vuol dire altro che se cancello il modello collegato, a cascata cancello anche questo modello fondamentalmente. Poi, cosa possiamo andare ad aggiungere? Potremmo aggiungere ad esempio date, anzi, birth day.
Quindi il compleanno, birthday, uguale a models. E dunque, vogliamo che sia una data, quindi sarà un campo del tipo date field. Però magari per pigrizia vogliamo che l'utente non sia. Allora, tendenzialmente i campi dello user sono già gestiti. I campi del profilo non è molto bello che si rendano obbligatori, perché uno potrebbe anche non voler inserire la propria data di nascita, ad esempio. Quindi li metteremo opzionali. Per farlo faremo blank, blank, uguale. True e null uguale true. Questo vuol dire che sia il field della form può essere lasciato vuoto, sia la casella della tabella del database può essere pari a nullo. Salviamo e anche qua siamo a posto. Provo a riavviare il server intanto per tenere sott'occhio eventuali problemi, quindi pythonmanage.py run server. Ovviamente mi dirà che esatto, name settings is not defined, ci sta, quindi abbiamo un primo errorino nella accounts models py, sembra che settings non esista, quindi questo non lo trova. Non lo trova ovviamente perché non abbiamo importato settings. Quindi from Django.conf import settings. Salviamo. E adesso non ci sono altri errori. Quindi per il momento quello che abbiamo scritto è tutto corretto. Poi magari andando avanti aggiungeremo altri campi. Adesso io l'ho creato più come esempio per far vedere come si estende. Poi potremmo andare ad aggiungere altre cose, ad esempio un avatar piuttosto che, ma che ne so io, qualsiasi cosa ci verrà in mente. Rendiamolo subito un po' più carino. Se vi ricordate, tramite un metodo della classe chiamato def underscore underscore str underscore underscore. Ovviamente gli si passa il self perché è un metodo della classe. Andiamo a ridefinire il modo in cui questo profilo figurerà una volta richiesto. Quindi return di che cosa? Di una stringa di testo, ad esempio profile for user. Anzi, il sito è in italiano, ricordo, se ricordo bene, lo stiamo facendo in italiano, vero? Sì, il sito è tipo in italiano, quindi magari questo lo mettiamo in italiano, solo la definizione. Mentre in genere variabili e tutto preferisco tenerle, variabili e codice preferisco tenerle in inglese perché comunque il codice tendenzialmente è in inglese e quindi non avrebbe senso mischiare. Mentre per quello che riguarda solo la parte esposta sul sito possiamo scegliere di localizzarlo. Allora, profilo. Utente, profilo dell'utente, non posso usare l'apice e l'apice lì, quindi facciamo virgolette, profilo dell'utente, facciamo così, dell'utente, mettiamo le graffe, virgolette, punto format. Poi spiego quello che sto facendo. Self.user.username. Dovrebbe bastare. Ok, allora che cosa ho fatto? La funzione str restituisce su richiesta una stringa che rappresenta graficamente il nome di questa classe fondamentalmente. L'abbiamo, se non sbaglio, già vista in passato, sempre forse, non ricordo se per gli articoli, vediamo, models, sì, str, avevamo fatto sì che chiedendo la lista degli articoli fossero restituiti per ogni articolo il titolo. In questo caso, invece, quando viene richiesta, ad esempio, la lista degli utenti,
chiedo scusa, la lista dei profili, abbiamo fatto in modo che venga restituita una stringa con scritto profilo dell'utente, e questo è un costrutto di Python, per cui mettendo nella stringa di caratteri graffa graffa e poi completando la scritta con punto format, viene sostituita la graffa col contenuto della parentesi di format. E in questa parentesi abbiamo messo che cosa? Self.user, dove user, accedendoci tramite il self, vuol dire che stiamo prendendo la variabile user definita all'interno della classe profile, quindi questa. Questa che cos'è? È un one-to-one field allo user model, quindi stiamo collegandoci a un'altra tabella in cui ci sono questi, diciamo, utenti. Quindi prendiamo l'utente di riferimento, quello collegato one-to-one al profilo, e di questo user andiamo a chiedere un campo che è lo username. Torniamo un secondo alla prima pagina di documentazione sull'authentication system. Se vi ricordate, uno dei campi dell'utente di default, dello user di default, è per l'appunto username. Quindi noi facendo self.user.username riusciamo ad accedere al campo username dello user object da dentro il nostro profile, tutto grazie al one-to-one field. Perfetto. No, per il momento ci fermiamo qua perché non voglio iniziare a complicare troppo le cose. Quindi, il profilo così è stato definito e il primo passo è fatto. Adesso il passo dopo potrebbe essere, ad esempio, andare a implementare quello che potrebbe essere una eventuale schermata, non schermata, ma view di login, logout, eccetera, eccetera. Scopriremo che non ce n'è bisogno, nel senso che l'avete già intuito forse da quanto abbiamo visto finora. Come avevamo fatto questa modifica che consentiva nel file URL base di aggiungere una serie di views, noi andremo a esplicitarla per farla diventare fondamentalmente un elenco di views nostre, ma di fatto maschereremo il fatto che siano nostre, ma dietro le quinte ci saranno sempre le viste originali preimplementate. L'unica cosa che dovremo fare sarà fornire dei template di supporto e ci arriveremo un passo alla volta. Quindi, per prima cosa dobbiamo modificare per l'appunto questo file URLs, quello base, quello nel progetto radice. Perché dobbiamo modificarlo? Per non attingere direttamente dalle views native, ma per farle rigirare prima tramite la nostra applicazione Accounts. Quindi, la modifica da fare in questo caso è lascerei accounts come prefisso per l'indirizzo a cui ci stiamo rivolgendo e in realtà questo diventerà accounts.urls. Salviamo. In questo modo abbiamo fondamentalmente detto allo smistatore, lo URL principale, che tutti i percorsi che contengono il prefisso accounts dovranno essere richiesti allo URLs della nostra applicazione accounts. E fin qui piuttosto corretto. Ora dobbiamo andare a creare, perché non esiste di default, il file URLs all'interno di accounts. Quindi tasto destro, new file, urls.py, eccolo qua, che ovviamente di default è vuoto. Per semplicità partirei dallo URLs di base, giusto per copiare. Io questa, almeno all'inizio, finché davvero non vi abituate bene non metabolizzate bene tutte le informazioni legate allo URLs, vi consiglio di copiarvi l'intestazione perché è molto comoda, perché fondamentalmente a seconda che dobbiate includere function o class-based views o altri URL, avete qui le shortcut da copiare e incollare con la sintassi corretta, così non vi potete sbagliare. Quindi copiamo per il momento tutto, Ctrl-C, tranne settings debug, che basta che ci sia solo nella root. Quindi andiamo qui, Ctrl V. Ovviamente adesso andiamo a modificare di conseguenza quello che ci serve. Quindi per prima cosa, cosa possiamo fare? Cancelliamo un po' di cose superflue, poi andiamo a fare le modifiche. Qui non ci servirà l'include perché non dobbiamo includere, quindi partiamo da qualcosa di quasi vuoto possibilmente.
Quindi path include ci vogliono, admin per il momento no, poi vedremo se ci servirà, lo riaggiungeremo. Secondo me non ci serve neanche settings e neanche static, quindi via. Ok, quindi ci troveremo con un file dove importiamo semplicemente from django.urls import path e eventualmente include, ma anche include non credo che lo useremo, quindi facciamo solo path per ora. Teniamo tutto al minimo. Dobbiamo andare ad aggiungere in URLs pattern i nostri percorsi. Torniamo alla documentazione, prima pagina, torniamo a Authentication Views. Diciamo che vogliamo implementare pari pari le views preesistenti. Quindi copio brutalmente dalla documentazione queste viste e le vado a incollare qui sotto per ora. Poi le sistemiamo, ovviamente così sono. Non sono nemmeno in Python, tra virgolette, quindi è ovvio che dobbiamo aggiustarle. Però è per averle già qua comode a fare copia e incolla. Abbiamo detto che nello URL principale rigiriamo su questa applicazione col prefisso accounts, quindi il prefisso accounts è già definito in questa parte, in questo URLs. Di conseguenza, in questo URLs non ce n'è bisogno. Quindi questo accounts. Sì, no, è giusto. Questo account lo andiamo a togliere da qua, account slash. Magari faccio velocemente un CTRL F e lo lasciamo vuoto e facciamo un replace all. Perfetto, così li ho tolti tutti in un colpo solo. Ora, scritto così ovviamente è sformattato, dobbiamo iniziare a formattarlo correttamente. Per prima cosa sappiamo che abbiamo bisogno di definire un path che inizia con login, ad esempio, e finisce con apice, virgola, spazio. A questo punto dobbiamo andare a correggere la parte successiva della chiamata del percorso. Questo qui non mi serve più. Allora, login definirà l'indirizzo, quindi accounts slash login. Questo percorso deve andare a chiamarmi una determinata view. Se ricordate l'esempio dell'authentication view, quello di default, vedete, si va a chiamare un authentication view punto password qualcosa, piuttosto che, questo è su password change, però ce ne sono diverse di view a cui attingere. Login view, sView per esempio, visto che stiamo parlando di login. Ora, come facciamo a poter utilizzare queste view? Dobbiamo ovviamente prima importare i moduli che ci servono. Quindi, from, direi, abbiamo due modi di farlo. Facciamo così, from Django punto contrib punto out qui potremmo scegliere se fare punto views, però vorrei essere un po' più esplicito. Allora facciamo così, facciamo import views, perché si chiama così quello che dovremmo importare, views. In questo caso qui dovremmo scrivere views punto e il nome della view che vogliamo utilizzare, in questo caso ad esempio login view, login view, in questo modo. Però vorrei sottolineare in qualche modo il fatto che queste views sono in qualche modo views legate al modello di autenticazione e quindi non lo so. C'è tutta una sensazione di è più importante da gestire, bisogna stare più attenti rispetto alle view normali. Quindi preferirei fare una piccola modifica e dove faccio import views in alto, faccio as e la chiamiamo auth views. Così distinguiamo che sono delle views legate all'autenticazione. Quindi io qui sotto non chiamerò più views, ma authviews.loginView. LoginView, ovviamente, quando si chiama una class-based view, bisogna chiamarla per nome classe, quindi LoginView, però poi bisogna dire punto asView. Un po' contorta come nomenclatura, però poi quando ci si abitua in realtà ha un senso. Dopodiché l'ultimo campo è il nome che si vuol dare a questa chiamata, quindi name login, molto semplicemente.
chiusa parentesi tonda, virgola, e questa è la prima chiamata completa. Dobbiamo andare ovviamente a inserire tutte le altre allo stesso identico modo. Quindi avremo un path logout, magari per comodità copio e incollo l'inizio delle righe. Ecco qua, quindi path logout cosa sarà? Chiudiamo l'apice, virgola spazio, auth views, punto, questo è logout, sarà quindi logout views, logout views, view, punto, as view e virgola spazio. Name logout, chiusa parentesi tonda, virgola, e anche la seconda riga è fatta. Come vedete è piuttosto facile. Ovviamente se volete andare ad approfondire quali sono le view, io adesso sto andando perché so già come si chiamano tutte le view collegate a queste chiamate, ma se giustamente non, da qua non emerge come si chiamano le class based view da chiamare, sì, sono viste negli esempi sottostanti, ma dovreste leggervi tutto. La documentazione che è piuttosto lunga, altrimenti potete andare mirati. Vediamo se riesco a fare in modo di non perdere questa pagina che mi torna utile. Tasto destro, nuova scheda, mettiamola in fondo. Qui cercate login view, ad esempio, e ovviamente trovate diversi link, il primo di fatto in realtà è quella da dove arriviamo. Potete andare a vedere django.country.out che non è nient'altro che il modulo da cui abbiamo importato le views. E se andate a vedere qui dentro troverete in teoria spiegato lo user model, quindi tutti i campi che abbiamo visto in precedenza. E spero ci sia anche qui direttamente le views viscerate, se no poi vi metto da qualche parte il link alla documentazione perché sono un po' imboscate per arrivarci le login view, le view legate a queste, le views preconfezionate legate all'utente. Allora, anonymous user object field group validator, no, non le sto vedendo qua dentro. So che c'è poi una pagina dove sono tutte elencate e adesso non mi viene in mente a memoria come saltar fuori. Lì. Vabbè, ve la inserisco o in descrizione o la vediamo magari con più calma nel prossimo video perché non voglio andare lungo, che siamo già a mezz'oretta. Quindi finiamo prima di inserire forse login e logout. Questi no, sono i parametri legati al login e al logout. Va bene, dai, allora nel prossimo video andiamo a vedere il riscontro nella documentazione di queste class-based view. Per il momento, per fare un po' più veloci, iniziamo a inserirle. Allora, apice, virgola, questa è la password change si rifà ad out, a parte che se vi funziona l'autocompletamento, non come a me che non mi sta funzionando, in teoria dovreste vederle mentre scrivete le eventuali class based view disponibili. Comunque, password, password change. View. Ho scritto giusto? Sì. Punto as view. Allora, per il momento adesso sto solo cercando di fare in modo che il progetto compili, quindi co correggendo la sintassi di questo URLs. Alcuni di questi campi, login e logout, non hanno bisogno di argomenti. Altri, come password change, in realtà avrà bisogno di argomenti passati a corredo. Quindi per il momento lo lasciamo vuoto, il che vuol dire che non funzionerà. Ho intenzione di vedere tutte queste view, tutte queste chiamate, una alla volta, tutte. Di conseguenza, non preoccupatevi se adesso, mentre lo scriviamo, c'è qualcosa che non funziona. La classe invece per il password change done, che è quando completate correttamente l'attività di modifica della vostra password utente, viene fuori una schermata di conferma. La schermata di conferma è gestita da outviews. Password change done view. Punto as view.
E anche qui per ora lasciamo vuoto, name, password change, done. Poi password reset, out views, punto, password reset view, ho dimenticato. Punto sview ovviamente e poi name password reset va bene, so che è un po' noioso però ci serve per avere pronto tutta la porzione di smistamento degli indirizzi che ci servirà poi per andare avanti col lavoro. Allora, siamo a password reset done, quindi outviews punto password reset done view, perfetto, come punto as view, name password reset done, parentesi, virgola, nuova riga. Ora, questa è una cosa un po' più complicata, ma la vedremo appunto quando arriviamo qui. Ci si aspetta che venga fornito un token, un ID univoco legato al reset della password e questo ci porterà tutto a un argomento di gestione di com'è la procedura di reset della password, tipicamente da fare magari tramite l'invio di una mail, ad esempio, dove si clicca per sbloccare la password, cose di questo tipo. Vi sarà sicuramente capitato di farlo su qualche sito. In questo caso è auth views punto questa dovrebbe essere quella col token dovrebbe essere fondamentalmente la conferma, quindi dovrebbe essere password reset confirm view punto as view password reset confirm. Ok, e siamo in fondo. Quando la procedura di reset è stata completata, si va a outviews.password reset complete view. Perfetto. Punto as view. Virgola, name password reset complete. E salviamo. Ok. Ci è voluto un pochettino, mi spiace, è stata una parte sicuramente un po' noiosetta, ma abbiamo predisposto tutto il necessario per portare avanti il nostro lavoro di collegare intanto il profile che abbiamo generato al nostro user, di fatto l'abbiamo anche già fatto. Poi abbiamo creato una serie di percorsi che consentiranno di smistare le richieste in base agli indirizzi e andare alle varie pagine di login, logout, password change, password reset, eccetera, eccetera. Ovviamente non basteranno, dovremo andare ad aggiungere, vi anticipo già, una serie di pagine aggiuntive, perché ad esempio qui manca un'eventuale pagina, per esempio, per la registrazione di un nuovo utente, perché se non lo vogliamo fare tramite la pagina di admin, come abbiamo visto all'inizio, oh là là, c'è giù il server. Se vi ricordate all'inizio, infatti dobbiamo finire la modifica prima di riavviare il server. Se vi ricordate all'inizio avevamo aggiunto una pagina di dalla pagina di admin avevamo aggiunto un utente qualsiasi. Ecco, non volendolo fare sempre noi manualmente tramite la pagina di admin, ma volendo fornire un form online dove l'utente si può registrare, sicuramente ci servirà in più anche una pagina di registrazione tipo register e eventualmente una pagina di modifica dei campi se vogliamo consentire che l'utente modifichi i propri dati e una pagina per esempio di view, di vista del profilo, quindi una pagina profile.
Niente, detto questo, direi che il video è già durato abbastanza. Vi ringrazio intanto di avermi seguito pazientemente fin qui perché so che questa parte è stata un po' pesantuccia. Nel prossimo video cercheremo di collegare questi indirizzi a delle pagine da visualizzare. Grazie ancora e ci vediamo nel prossimo video.